Sono già più di 3.500 gli iscritti e oltre 100 le organizzazioni sponsor e partner che hanno confermato la propria presenza per la 7ª edizione del Salone del Risparmio che si terrà dal 6 all'8 aprile al MICO di Milano. Investimenti di lungo periodo, finanziamento alle imprese, cambiamenti climatici, previdenza e naturalmente educazione finanziaria sono solo alcuni dei temi delle conferenze istituzionali organizzate in occasione del Salone del Risparmio 2016. La Consob chiede più controlli sulle reti dei promotori finanziari. Le verifiche ispettive potranno essere programmate o casuali. Proposta la decurtazione delle provvigioni per i promotori che abbiano recato pregiudizio al cliente. La Commissione europea ha proposto il rinvio a gennaio 2018 per la MiFID II. Il motivo dell'estensione, si legge in una nota, risiede nell'infrastruttura tecnica da impostare per evitare incertezze giuridiche e perturbazioni del mercato. Trend positivo per gli indicatori relativi alle aspettative economiche dei consumatori italiani, secondo lo studio GfK sul quarto trimestre 2015. A livello europeo la fiducia dei consumatori è aumentata di 1,9 punti.